La dava passa? Dopo. Bene. Allora, cominciamo questa manifestazione importante che l'amministrazione comunale di Vaglisotto ha voluto dedicare a questo militare russo, a questo soldato russo, Alexandre Proporenko, un vero eroe, quindi un ulteriore tassello che si va ad aggiungere a questo parco dell'onore. L'ha voluta fortemente l'amministrazione, con il sindaco Puglia in testa a tutti, e devo dire ancora un onore per questa amministrazione della Polizia Municipale Unione Comuni Garfagnana e il capitano Volonté della compagnia Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana. Devo salutare chiaramente i nostri ospiti, ospiti graditissimi, graditissimi veramente in questa grande occasione. Abbiamo il consigliere politico dell'ambasciata Maxim Burley, scusami per la pronuncia. Ah, dimenticavo, purtroppo non l'avevo in scaletta, il comandante della Guardia di Finanza di Castelnuovo Garfagnana, ahimè non l'avevo nella scaletta perché sinceramente chi è arrivato l'ho visto, no? Abbiamo poi l'addetto navale, il capitano di vascello Alexi Nimodrov, e gli addetti aggiunti per esercito, maggiore Maxim Vanin, il capitano Evgeny Sapotskov. Devo anche ringraziare, ma questo poi lo faremo in fondo alla manifestazione, il giornale Russia Privé di Ceccarini Vinicio, che ci leggerà poi le ultime volontà di Protoshenko. Poi l'associazione Liguria Russa, Russia, con Angelo Sinici, che dovranno fare anche un omaggio al sindaco del comune di Vaglisotto. Chiaramente il battaglione San Marco, tutte le autorità militari intervenute, i nostri alpini locali, e a questo punto credo che possiamo passare la parola al sindaco per un breve intervento e poi dopo chiaramente sarà più profondo nel proseguo della manifestazione. Ringrazio tutti i presenti, io con tutto il cuore non avrei mai pensato che in un gesto secondo noi doveroso e nobile, nel fare un monumento a un ragazzo che si è sacrificato contro il male attuale che è l'ISIS, si è sacrificato facendosi addirittura sparare dal fuoco amico. Questa collettività l'aveva colpito, un ragazzo che gli dicevano passa la linea verde e te ti salvi, invece lui, per non far rimanere in mano dell'ISIS i documenti, perché lui era addetto alle postazioni militari, ha ordinato in qualità di tenente che sia il suo comando a sparare su questa creatura. Allora, in quel momento, un ragazzo giovane con la sua famiglia ha dimostrato a tutti noi che con il suo sacrificio esiste l'onore. L'onore è una cosa grandissima. C'è l'onore e c'è il disonore. Noi ci è sfuggita di mano. Io non credevo ora che il presidente dell'Unione della Russia in questo momento vedesse un piccolissimo paese, Vaglisotto, alla ribalta mondiale. A me mi fa veramente piacere, ma veramente piacere, Vagli mi fa veramente piacere
e le dico, sono orgoglioso. È giorni e giorni che con lei ci parlo, con gli addetti all'ambasciata, parlo con tutte le televisioni russe, ma non avrei mai, ma mai pensato che ci fosse un'attenzione a un gesto di una comunità. Io le dico a lei, così lei si rifarà ambasciatore, che noi siamo un piccolo popolo, ma siamo in certi momenti significativi. Coi soldati russi il mio popolo ha già avuto a che fare. Per chi non lo sapesse, in questo comune, tra qui e Pallerone, è finita la Seconda Guerra Mondiale. Tanti soldati russi erano prigionieri dei soldati tedeschi e i soldati tedeschi li avevano adibiti ad allevare cavalli, facevano delle strade. Veramente questi soldati avevano legato con il popolo di Vagli, erano in una, diciamo, insieme, avevano fatto un'osmosi e con i soldati russi si erano veramente trovati bene. Però oggi io vi posso dire con tutto il cuore che noi siamo orgogliosi della mia comunità, anche dell'Italia, perché da tutte le parti d'Italia, come lei vede, e delle forze dell'ordine sono qui davanti a questo per fare un tributo e portare onore a questo ragazzo. Cioè, pertanto io sono orgoglioso anche di questo, perché non siamo soli, la piccola comunità di Vagli, sono da piangere. Una scuola che ci dice che questo ragazzo in pratica ha sacrificato se stesso per il bene, diciamo, di tutti, ha insegnato cosa vuol dire l'onore. Grazie al popolo russo, e sarà con questo comune ogni anno ricordato su questa cerimonia del Parco dell'Onore. Grazie, veramente grazie. Allora, scusate, prima di partire con la cerimonia, arrivando alla spicciolata, d'altra parte mi capite, anch'io con l'occhio cerco di guardare e di vedere. Quindi un saluto anche al sindaco di Castiglione Gaspari, che è arrivato qui fra noi, grazie sindaco. E a questo punto possiamo partire con la cerimonia vera e propria, e quindi con, per dovere di ospitalità, dovere dovuto, aggiungerei io, le parole del sindaco molto toccanti, e veramente dovere dovuto, partiamo con l'inno russo. Я не знаю.
Attenti, attenti! Bene. Sì, certo, è normale, perché d'altra parte mi capite che cantare due pezzi nel giro di due minuti non è facile nemmeno per lui. Tanto sfrutto l'occasione per ringraziare anche lo scultore che ha fatto questa bellissima statua, perché è vero che ci vuole il marmo, è vero che ci vogliono i soldi e chi la dona, ma ci vuole anche chi la fa, quindi veramente grazie all'estro di Marc Leuet, questo scultore che ha realizzato sotto commissione chiaramente del comune di Vaglisotto e sotto donazione, che poi il sindaco dirà che sono le persone che hanno donato, questa bellissima statua. Ecco, a questo punto credo che si possa veramente partire con un pezzo bellissimo di Giacomo Puccini, che, come vi dicevo appunto, è nato oltre queste montagne circa un secolo fa. Thank you.
Bravo tenore! Bene, attendiamo che le autorità tornino al suo posto. A questo punto credo che sarebbe gradito che venisse qua il giornalista di Russia Privet, Ceccarini Vinicio. Leggo queste parole con grandissima emozione e anche se ho i capelli bianchi non so se riuscirò a leggerle tutte, perché come ha detto il sindaco il sacrificio di questo ragazzo è un sacrificio grandissimo, ha lasciato la vita e l'ha lasciata per la patria russa ma anche per la libertà di tutti i popoli europei, perché la Russia in questo momento rappresenta la civiltà europea, è un passo avanti ed è la nuova Russia, la grande Russia di Putin. Leggo le parole e scusate se mi emoziono. Prokhorenko, non posso lasciare la mia posizione. Mi hanno circondato e si avvicinano. Vi prego, sbrigatevi. Comandante, procedi verso la linea di estrazione. Ripeto, linea verde. Linea verde, vai nella zona sicura. Prokhorenko, negativo, non posso. Sono ovunque, la fine, la fine, la fine. Richiedo un attacco aereo sulla mia posizione. Dite alla mia famiglia che li amo e che sono morto combattendo per la mia patria. Eseguite l'attacco, vi prego. Comandante, negativo, ripiega sulla linea verde, questo è un ordine. Prokhorenko, non posso, comandante, sono circondato, sono ovunque, non voglio che mi prendano. Faranno di me ogni cosa, vi prego, fatemi morire con dignità, che possa portarmi dietro tutti questi bastardi. Vi prego. È la mia ultima volontà, io sono già morto, vi prego, non posso resistere più a lungo. Comandante, Alexander, conferma la tua richiesta. Ufficiale, mi hanno ormai raggiunto, non ho più munizioni, grazie comandante. Dite alla mia famiglia che li amo, che ho lottato fino alla fine, vi prego, prendetevi cura della mia famiglia. Vendicate la mia morte, vendicatemi. Addio comandante, dite alla mia famiglia che li ho sempre amati e che ho sempre amato la mia patria. Bene. Credo che sia stato toccante, veramente toccante, e credo di poter dire stiamo parlando veramente di un eroe, non è che parliamo di uno qualsiasi. Scusate anche il tono della voce mia, ma veramente sono cose toccanti. Allora, Angelo... E vorrei omaggiarla con alcune cosette. Prima cosa, noi abbiamo fatto una pergamena a ricordo di questo giorno, ricordando il sacrificio del soldato Alexander, che noi glielo diamo come associazione, augurandoci che poi lei la possa custodire nel modo migliore. E poi anche un altro piccolo omaggio, dopo quello che lei ha fatto, io non posso non darle la tessera onoraria della nostra associazione, perché un membro come lei, se ce l'avessimo, avremmo molto molto meno problemi. Desidero ringraziarla per la sua meravigliosa iniziativa di oggi, 6 agosto 2017, e per averci reso partecipi ad un evento che noi speriamo possa aiutare sempre di più ad avvicinare il popolo russo a quello italiano. In riconoscenza della sua iniziativa in qualità di vicepresidente dell'Associazione Liguria Russia, desidero omaggiarla come socio onorario e le consegno allegato la tessera e confermo della sua gradita appartenenza alla nostra associazione. La ringrazio tanto e mi permette di dire una cosa, ce ne vorrebbero delle iniziative di questo genere qua, perché c'è qualcuno che ci vorrebbe italiani e russi nemici. Non ci riusciranno mai. Lo dico al rappresentante dell'ambasciata russa qua. Non riusciranno mai a farci diventare nemici, nonostante tutta la disinformazione che utilizzano. La ringrazio per essere qua e ringrazio lei per la sua iniziativa. Spero di rincontrarla. Non lo so.
sono lieto e faccio compartecipi tutti i miei amministratori, perché tre legislature, 15 anni e forse ora anche un'altra, perché la faranno, e noi veramente le voglio dire che onoreremo questa pergamena e stringeremo con il comune, stringeremo naturalmente maggiormente con l'organizzazione che lei rappresenta. Grazie, grazie, grazie. Il sindaco, il quale si è premunito bene di stamparla, di leggerla attentamente, e giustamente vedrete che è una cosa veramente toccante. Buongiorno, siamo la scuola secondaria russa dell'eroe Aleksandr Prokhorenko, che si trova nel villaggio Korotki, direzione di Orenburg. I compagni di classe, lo staff pedagogico e gli insegnanti della classe vogliono esprimere la loro profonda gratitudine ai cittadini della città Vaglisotto e personalmente al sindaco Mario Puglia per l'apertura del monumento all'eroe di Russia, Aleksandr Prokhorenko. È un omaggio per l'eroe russo, il nostro studente che ha sacrificato la sua vita nella lotta contro il male nel mondo. È profondamente simbolico che la statua verrà installata nel Parco dell'Onore. Per Aleksandr Prokhorenko l'onore è stato sopra ogni cosa. Per lui è stato il più importante. L'onore della famiglia, l'onore della scuola, l'onore di un soldato russo. Il monumento verrà eretto in un posto bellissimo che ricorda la natura della nostra regione, amata tanto da Aleksandr. Accetta il nostro sincero ringraziamento. Un profondo inchino al popolo italiano. Allora, la cerimonia si porta quasi al termine, poi naturalmente vi invitiamo a visitare il nostro meraviglioso parco. Abbiamo un ponte, è uno dei ponti più scenografici, diciamo, dell'Italia, l'abbiamo realizzato, che sarebbe questo, su un lago maestoso. Abbiamo anche altre novità del nostro territorio, però prima di terminare questa cerimonia, io, se le autorità mi seguono, mi porterei al centro dell'anfiteatro, dove noi consegneremo ufficialmente quello che questo piccolo popolo di Vagli però è dato con il cuore, quello che le ho ripetuto prima, per il vostro apprezzato presidente, per l'ambasciatore e per tutte quelle autorità che noi abbiamo definito importanti. Che rendete voi di questa considerazione, che rendete voi all'ufficiale russo caduto molto lontano dai suoi vicini, dalla sua patria, all'età di solo 25 anni. Il terrorismo è la peste del nostro tempo. E negli ultimi anni migliaia di vittime sono state portate via da questo peste. E di recente la situazione è così che noi dobbiamo cooperare, lavorare tutti insieme per contrastare a jihadisti, a cosiddetto Stato Islamico. Noi consideriamo questo monumento come considerazione e come il riconoscimento di un ruolo fondamentale della Federazione Russa nel contrastare a questo male del mondo. E inoltre questo è un manifesta che il terrorismo è una sfida di carattere globale e noi, nonostante tutte le difficoltà, dobbiamo approfondire la nostra cooperazione e dobbiamo schierarci di fronte a questa minaccia comune. Aleksandr Prokhorenko è eroe della Russia, eroe della guerra di tutto il mondo civilizzato contro estremismi.
Scusate, io sono un po' mosso, per questo mi mancano le parole. Alessandro Prokhorenko è un eroe della guerra, dedicata a togliere questo... Allora, noi chiamiamo il presidente della cooperativa Apuana Marmi, che lavora il marmo. Io direi, non saprei l'importanza, però lascerei all'ambasciata russa. Quelli sono omaggi che diamo tutti all'ambasciata russa. Vorremmo che l'ambasciata russa alla famiglia del soldato, all'ambasciatore e al presidente Putin. Il resto, l'ambasciata russa, questi doni che sono simbolici ma sono veramente fatti a mano materialmente. Presidente della cooperativa Buana, che ci ha anche offerto quel blocco di marmo, cooperatina Apuana Marmi, che lavora nel mondo. La ditta della Luana Marmi, che lavora nel mondo, più che altro lavora in tutto il mondo, in Cina e anche in Russia. E lo stesso la cooperativa Apuana. Io vi ringrazio a nome del popolo di Vagli per avere contribuito in maniera sostanziale affinché al presidente, all'ambasciatore, alla moglie del soldato russo e anche a chi intenderà, chi più alto in grado nell'ambasciata, noi vi facciamo portare quei doni nella macchina. Grazie veramente di cuore. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Il resto, va bene? Ora noi facciamo la domanda.
Fatta. Vai. Finito.